Finalmente, ragazzi, benvenuti. Sono Senix e siamo tornati su Formula 1 2019 con il nostro redivivo volante. Chi non muore, del resto, si rivede. E lui si è rivisto, alleluia. Allora, eravamo arrivati, se non sbaglio, proprio in questa schermata dove dovevamo scegliere la nostra scuderia. Ok, tutti quanti nei commenti mi avete detto Alfa Romeo e faremo Alfa Romeo. Vabbè, bonus reputazione, ok. Andiamo di Alfa Romeo. Vorrei una bella Alfa Romeo. Posso? Ah, eccoti. Forse però le scuderie ce le fa scegliere lei, Non possiamo scegliere tutte, o sbaglio? Siediti pure. Non lo so, eh. È arrivato il momento di parlare un po' del tuo futuro. Parliamo. I risultati nell'ultimo campionato cadetti sono stati notati da molte scuderie di Formula 1. Non hai convinto proprio tutti. Ma non mi preoccuperei di chi hai e chi non hai convinto. No. Hai ancora molto tempo per impressionarli. Ma concentriamoci sulle offerte sul piatto. Possono diminuire se non mostriamo interesse. Come tuo agente, ti consiglio di prendere una decisione ora. Sì, io sono pronto. Ci occuperemo dei dettagli e tutto quanto. Va Vorrei bene. Dessi un'occhiata a queste. Mi facci vedere. Offerta. Leggile con calma, quando puoi. Ma non soffermarti sui particolari. Vogliamo un posto in Formula 1. Oh, allora c'è. Vabbè, forse allora sì, potevamo sceglierle tutte. Dunque, mi vedete tutti Alfa Romeo. Alfa Romeo, Alfa Romeo, te prego, Alfa Romeo. Famo Alfa Romeo, accetta contratto. Dunque, posizione qualifica prevista 18esima. Posizione di gara prevista 18esima. Vabbè, insomma, proprio per le pippe. E valore del contratto proposto. Sì, bene o male, stiamo là. Ottima scelta. Dagli scambi che ho avuto con loro sembrerebbero ansiosi di averti in scuderia. Non vedo l'ora. Ora informo della decisione. Dobbiamo ancora finalizzare alcuni aspetti legali, ma questo è il mio lavoro. A parte questo, congratulazioni, te lo meriti. Manda la mano, vabbè, uguale. Grazie. Benvenuto nella tua nuova scuderia. Ecco. L'Alfa Romeo è la scuderia privata per eccellenza. Non importa quanto siano ardue le sfide che incontra, riesce sempre a farsi valere e uscirne vittoriosa. Ha bisogno di un pilota affidabile, serio e determinato. Ma sta parlando di me, Katsukatsu. Tutte le carte in regola. Minchia. Ok, ragazzi, come vedete abbiamo anche i guanti. Signori, da oggi in poi siamo professionisti al 100%. Guardate che belli, proprio in tinta. Anche figata, un like solo per i guanti, un'iscrizione. Nel frattempo famo tutta la diritera. È una bella condivisione, ragazzi, sia per i guanti che per il volante, che è tornato qui a darci tante tantissime gioie, sicuramente. Allora, che dobbiamo fare qua? Io ricordo che sono completamente un neofita, quindi non fate caso a tutte le diossie che faremo. Ah, ecco, ricerca e sviluppo. Dunque, questo è molto importante, io immagino, ragazzi. Abbiamo 1200 bonus da spendere, non so come li chiamo qui nel gioco. Progressi generale dello sviluppo. Ecco, magari, ragazzi, prestazioni. Vediamo se possiamo iniziare già a migliorare qualcosa. Allora, potremmo migliorare aerodinamica, moto, propulsore, resistenza e telaio. Dove siamo più carenti? Ovunque, penso. Ecco, famo miglioria consigliata. Selezionare qualcosa del genere. Ok. Costa 1000, l'anteriore a cascata, costa 1000 crediti, diciamo. Vabbè, famo questo. Sviluppo, non so se sto facendo una cosa intelligente, spero di sì. Quindi ci sta una settimanella più o meno a essere ricercata. Va bene. Ok, le prove libere le faremo off camera, poi vedremo le qualifiche e la gara. Vabbè, questo video verrà un po' lunghetto, però vabbè, raga, datemi una mano, mi raccomando, non mi abbandonate, anche perché Formula 1 2020 è alle porte, quindi Katsukatsu, mi raccomando, dobbiamo essere pronti. Ci vediamo direttamente alle qualifiche, ragazzi. Eccoci qua, ragazzi, ho fatto un po' di prove libere, ci siamo un attimo ambientati nella pista. Siamo alle qualifiche. Round 1, tentativo unico, quindi è importantissimo, ragazzi. Il nostro obiettivo sarà non arrivare ventesimi, ok? Molti piloti hanno detto che in un circuito come questo la sfida maggiore sono i cambi di direzione ad alta velocità, ma che comunque nei rettilinei bisogna essere veloci. Sì. Direi che possiamo fidarci di loro. Sì, fidatevi. Essere veloci sui rettilinei, basta eliminare tutto il carico, ma in una pista come questa serve l'aderenza fornita dalla deportanza. Detto questo, è inutile appesantirsi se poi si è più lenti di tutti gli altri sui rettilinei. Sono d'accordo, vabbè, andiamo. Allora,
Scelta gomme, raga, non lo so, io lascio, facciamo, speriamo che il nostro team di meccanici sia bravo abbastanza per saperlo da solo. Dunque, regolamento parco, una volta che l'elettrone ha lasciato la questione box, nel corso del resto della corsa sarà consentito solo la regolazione dell'elettrone. Vabbè, fate voi, va, insomma, io non ho problemi su questo. Tentativo unico, non arrivare ventesimi, ecco il nostro obiettivo. Siamo alle qualifiche, attenzione. Ci sarà molta concentrazione, ovviamente. Ciao, più o meno. Più o meno, ce l'abbiamo fatta. Lunghi, 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 ma l'abbiamo ripresa. Vai così, non stiamo andando malissimo, dai. Stiamo andando anche abbastanza bene. Posizione siamo? Boh. Dove la vedo? Non lo so. Va bene lo stesso. Vai così. Che posizione siamo arrivati? Oh, già non siamo usciti fuori pista. Dove stiamo? Bravo, hai fatto un ottimo lavoro, hai Sì! guidato davvero bene. Primo, veramente? Primo? Vabbè, Quindi la la partenza per la gara di domani è chiusa, ma prima di iniziare Ok, ricordiamo le prime forse la impressioni. difficoltà è un po' troppo Ottavia bassa, lo Bottas e ammetto. Sebastian Vettel, le Però io qualifiche si chiudono lo con un ripeto per tutti sorpasso. quelli che magari stiano vedendo questo video per la prima volta. Questa sarà una serie test, nel senso che ci stiamo Il allenando bacino è per stato Formula 1 cogente, 2020, di ragazzi. sicuro Quindi sarà una poi grande nella nuova serie soddisfazione. la difficoltà È sarà stata più un'ottima sessione di qualifiche. challenging, Andrai così forte diciamo. anche in gara? Sì, fortissimo. La macchina è fantastica. Continuiamo così, sì. Poveri Non noi. hai provato a lungo. Stai conservando la macchina per i prossimi giorni? Non c'è motivo. Vabbè, non lo so, famo questo. Ti ringrazio. No, grazie a te, amica mia, grazie. E mi raccomando, ragazzi, sotto con i consigli è importantissimo, soprattutto adesso che inizia il Gran Premio, inizia la Formula 1, inizia il gioco vero e proprio. Raikkonen sarà il nostro compagno di scuderia, perfetto, punti risorse, ecco come spendere questi punti risorse, cosa conviene andare a potenziare prima, cosa, livello rispetto, novellini, ancora siamo molto novellini, va bene, siamo pronti ad Pensa, affrontare la gara, risultato notevole. eh Cerca di beh, girare così anche in gara. oh, grazie Arca, va bene, andiamo a, anche a livello di strategia di squadra, Nuovi ragazzi, piloti, nuove vetture, attenzione, una vediamo, nuova stagione di Formula 1. sì. Siamo sempre all'Albert Park, che conosciamo da 2 decadi ormai, e che ospita la prima di 21 gare di un campionato che ci porterà da qui, Melbourne, Australia, in un giro del mondo che si concluderà al circuito di Yas Island di Abu Dhabi. Oggi si gareggia nello stato di Victoria, dove i piloti hanno 16 curve e 5.303 metri a disposizione per raggiungere una velocità media sul giro di 190 km orari. La vicinanza delle barriere rende inevitabili gli incidenti e la storia recente ci ricorda che la safety car non è un'eventualità assolutamente da escludere. Ma speriamo bene. Quest'anno, dopo le appassionanti qualifiche di ieri, diamo. Ok, siamo Siamo in pole primi. position, prendiamoci questa gara. Allora, questa. Dunque, strategia di gara. Introduzione alla strategia di gara. Allora, io ho guardato qualche video. Praticamente il gioco ci mette davanti alle strategie consigliate, ok? Pit stop 1, giri 15, quindi andremo a cambiare al settimo giro, giusto? Siccome io, ripeto, non ne capisco una mazza, quindi dai così, Namo, sono d'accordissimo, ragazzi. Bravi, bravi i nostri meccanici, iniziamo la gara, va. Ci siamo, signori, attenzione, la partenza deve essere fondamentale. Eccolo qua, il nostro esordio in Formula 1. Concentrazione massima, un attimo. Aspetta, aspetta, andò a giro di qua. Ok, vabbè. E levate, ma porca miseria.
Sentiamo l'interno. Un po' lunga. Vabbè, non stiamo andando malissimo. Non stiamo andando malissimo, dai, 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 dai. No, oh, no, ma che cazzo dici? Mamma mia, non mi fa... vedi, 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 poi mi fanno arrabbiare. Ma Leclerc è venuto addosso a me, veramente. Spero. Paletto, preso, perfetto. No, 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 tienilo, 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 ok. Mamma, guarda questo! A Leclerc! No, però guida bella aggressiva stiamo facendo, Dai, 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 stiamo andando bene però. Ah, tra l'altro abbiamo tolto i guanti, ragazzi, perché c'è troppo caldo. Si stavano squagliando le mani. Sì, sì, dai, oh, raga. Ora, a parte tutto, però forse che questa pausa un po' ci ha migliorato, eh? Non si sa come. Andiamo all'interno, addirittura superiamo. Bravissimo, andando a sbattere un po', ma vabbè. E levate, ma oh, ma mi stanno distruggendo la macchina. Grazie, amico mio, grazie. Scusa, devo cambiare pure marcia, effettivamente, ogni tanto mi scordo. Bravo, dai. Siamo terzi? No, siamo quarti. Oh, scusa, stavo guardando là sopra, mannaggia. Oh, un'ottima gara, ragazzi, comunque, a parte tutto, eh. Non mi voglio autoproclamare, ovviamente, però ripeto che in questa aspettate, fatemi fare sto curva un attimo. Purtroppo per me, che sono un novellino, parlare e guidare è praticamente quasi impossibile. Ok, dicevo che in questa serie ci permetteremo qualche lusso che non ci sarà poi nella serie di Formula 1 2020. Sì, sono andato lungo anche qua. Ecco, quello che mi piacerebbe vedere su Formula 2020 è un suono del motore un po' più alto, perché non capisco quando cambiare ogni volta. Dai, gira, bravo. No, oh, raga, però veramente, a parte gli scherzi, se me li merito, raga, fatemi complimenti, che così mi è gaso, eh. Va bene, dai. Che abbiamo davanti? Vettel. Ok. Gira, gira, perfetta. Gira, bravo, amico mio. Verstappen ci tallona. Perfetto anche qua. Lunghi, lunghi pure qua, ma ce la facciamo a tenere. Mannaggia, qua abbiamo sbagliato, lo so, raga, abbiamo sbagliato male. Mamma mia, scusi, lo so, il muretto ho preso. Brutto errore qua, lo so. Ancora dobbiamo. Perdono, amico mio, perdono. Chiedo venia ai box. Lo farò. Verstappen intanto ci supera. Andiamo alla conquista di Verstappen. Dai. Lunghi, ma ci siamo. Abbiamo almeno evitato il muretto. Bene, sono contento per lui. Grazie per l'informazione inutile che ci dai.
Allora, davanti abbiamo un discreto vantaggio, quindi cerchiamo di recuperare a Verstappen. Vedi, perché? Come mai sta curva? Devo migliorare un po' nelle curve, sì. Cioè nelle traiettorie più che altro, ragazzi, secondo me. Vedi. Forse le. Forse le prendo troppo aggressivo, non lo so. Intanto Verstappen ovviamente è volato. Ci stiamo avvicinando alla finestra del pit stop. Monteremo gomme medie. No, il pit stop no, io ho il terrore del pit stop, non lo so fare. 10,2 secondi. Sarebbe il primo pit stop della mia carriera. Vediamo bene. Piano piano, ecco, forse con più calma la dobbiamo affrontare. Oh, questa è una bella traiettoria. Il carburante è a posto, lo stai gestendo molto bene. Grazie amico mio, grazie, te ringrazio. Meno male, almeno tu mi vuoi bene. Dai, bravo. Vabbè dai raga, però ora a parte tutto mi aspettavo che dopo questo mesetto di pausa di tornare un po' arrugginito. Invece bene o male ce la stiamo cavando abbastanza bene, dai. Pensavo molto molto peggio, sinceramente. Certo, Verstappen e quelli là davanti hanno fatto il buco davanti a noi. Però la nostra... Ricordiamo che il nostro obiettivo quello era di 18esimi. Mazzo, noi siamo ottimo, bravo, questa curva è stata ottima, perfetto. Voliamo qua le rettilinee. Attenzione che c'è il DRS attivo, mi sa, sì. Ecco, infatti. Lunga pure qua, lunga, teniamo. Mazza, ci hanno distrutto. Ok, ritorniamo indietro. Ripeto, non vedremo queste cose in Formula 1 2020, ragazzi. Dove sarà tutto molto più realistico, ovviamente. Questa l'abbiamo presentata come fase, come serie test. Ok, serie di allenamento, ecco, diciamo così. Oh, ditemelo quando donna i box, sì? Chi ci sta dietro? Bravo. Va bene, un po' lungo ma ci siamo. Va bene, non ti preoccupare, Lino. Lino, non ti preoccupare. Vedi? Dove sta? Mazzi, certo, davanti proprio... Imprendibile ormai sono. Davanti ormai sono imprendibili. Saremmo quinti. Vabbè, ma quinti comunque è un gran risultato, secondo me, per essere la nostra gara d'esordio in Formula 1, il nostro primo vero gran premio anche. Che diciamo che finora abbiamo fatto solo quella parte di tutorial che ci ha presentato i protagonisti. Ok, altro rettilineo. Sul rettilineo qua secondo me la macchina va a dimostrare tutti i suoi limiti tecnici nei confronti delle altre scuderie che sono molto più prestanti della nostra. Dai. Va bene. Vai così, bravo. Bravo. Ottimo. Ci aspettiamo una perdita di aderenza da un momento all'altro. Perché? Come, oh? Ma che mi sta a dire? Ma proprio ora, scusa, non possiamo andare in box, maestro? Maestro? Box? Albion è sempre dietro.
Oh, sì. Ma che cazzarone so, troppe cose mi stai di... Mamma mia, è difficile, non ce la faremo mai. Ok, abbiamo perso. Faremo probabilmente qualche colpo di flashback perché non ci ho capito una mazza. Oh, e levate! Ma guarda questo. Aspetta maestro, ecco, vedi, vedi, mi ha fatto confondere, siamo andati fuori pista. Colpa sua comunque, ragazzi, eh. Scusa Albion, eh. Allora, i box dovrebbero essere qua, credo. Giusto, sì. Ok, seguiamo il blu. Non lo so. Come si fa? Fa tutto da solo. Ok, perfetto. Grazie a Dio. Dai, dai, veloci, veloci. Stiamo a perdere troppe posizioni. Dai, 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 dai. Forza, dai. Quanto siete lenti, mamma mia. Ma guarda te, sì, pigliate un caffè, pigliate. Con calma ragazzi. E che grazie, dopo 40 secondi, mannaggia a voi e chi ve paga. Guarda, 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 siamo 18esimo, vai. Vabbè. Ecco, perfetto. Scusa, signor Norris, Lando, perdono. Siamo adesso 18esimi. Dai, dai, sarà facile superare questi, no? Cerchiamo all'esterno. All'esterno, dai, controllando. Vai, grande, grande sorpasso qua. Vabbè, siamo superiori, ragazzi, l'abbiamo dimostrato. Adesso c'è Perez davanti a noi. E poi Grosjean. Devo... Gli applausi del pubblico e me gasano. Ah, troppo, troppo. Va bene, bravissimo come ci siamo... Infilati, il nostro compagno è rientrato in box. Va bene, Kimi è rientrato in box, dai. Dai, Kimi. Da lunga anche qua, ma la teniamo, va benissimo. Dai, vola, sono tutti in box, vola. Non è vero, sono tutti usciti, mannaggia voi. No, Perez. Ah! Ci torno. Ok, siamo tornati in pista, perfetto. Siamo scesi addirittura 11. Certo, abbiamo perso 40 secondi ai box, cioè credo. Ah, gira. Un po' lungo, va bene. Cioè, una guida ancora molto sporca, me ne rendo conto. Però, mi aspettavo molto peggio, ragazzi, per essere... Il nostro primo gran premio, comunque non credo che siamo andati malissimo. C'è del potenziale, diciamo così. Fatemelo sapere se effettivamente ci possa essere del potenziale, ragazzi. Secondo me sì, con ancora un po' di allenamento, ovviamente. Però, secondo me sì. Ho sbagliato tasto, mi scusi. No, ho sbagliato tasto, come se esce? No, ma porca miseria. Niente, vabbè, resterà così. Ok, grazie, si è chiuso da solo. Vai, velocissimo. Scala in quarta. Sempre lungo, va bene. Vedi, abbiamo fatto molti errori oggi, sulle curve specialmente. No, ho sbagliato qua, mi sono trippato, ho sbagliato. Perdono sempre. E levati Lando, Lando, ma porca miseria Lando, ci prova ma noi resistiamo. Passa Norris, attenzione. Leclerc dietro, ma veramente, mazza che schifo. Mi distacco dal tuo compagno dietro di te. 10 per
Pure, poi tra due fuochi siamo. Ah, ma mi spinge da dietro. Ehi, è entrata in pista la safety car. Ripeto, safety car in pista. E quindi che do fa? Fuma a velocità ridotta. Tieni d'occhio il tempo delta. Ricorda che devi tenerlo positivo. Attenzione, la safety car non supera la velocità delta. Ok. Quindi non posso superare, io immagino, giusto? Chi è che si è schiantato, scusate? Se posso sapere? Amico mio, chi si è schiantato? Non si sa, vabbè. Comunque, per me la velocità delta è la nostra velocità normale, praticamente. Oh, Leclerc è volato, ma sta velocità delta e non vale per tutti. Vale, Bottas è fuori dalla sessione. Grazie a Dio, Bottas. Oh, aspetta, si è ripreso? Bandiera verde, signore? Bandiera verde. Oh, e dimmelo subito, no? La sua vettura ha un problema ed è costretto. Vabbè, grazie, arrivederci, Stroll, arrivederci, grazie di tutto. Dobbiamo agganciarci al gruppone, mancano due giri. Aiuto! Troppo lunghi, no. Vabbè, ce la facciamo. Attenzione, c'è Norris, Leclerc, Hulkenberg. Ah, devo ancora imparare, ragazzi, a gestire queste situazioni di gruppone. Assolutamente sì. Vai, attenzione, Leclerc e Norris ancora davanti. Non molliamo il gruppone, ve prego. Il carburante al target meno 1, riduci i giri del motore. Non posso! Non so come si fa! Cioè, voi vedete che finisce a gara e siamo senza carburante. Intanto andiamo all'interno. Collisione pesante qua con Leclerc, ma va bene lo stesso. Piano 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 piano, vai. Tira, bravo amico mio, bravo. Vai Lino. Vai Lino. Dietro abbiamo sempre Lando. Distacco davanti da Lando, Leclerc. 1,6 secondi. Abbiamo poca benzina, mi sa. Guarda, io spero ovviamente di riuscire a finire la gara, perché sennò mi incazzo in maniera. Perché ho lasciato a voi team un solo giro. Vabbè, c'è basta, c'è basta. Spero. Abbiamo Hulkenberg adesso davanti. Possiamo andare all'attacco? Ce la facciamo? Carburante, lo so, è finito. Ma che devo fare? Allora, la prossima gara dobbiamo fare più attenzione al carburante. Magari aggiungerne un po' di più. No, perché essere estromessi dalla gara per carburante finito, capite bene, mi farebbe rodere il chicchero abbastanza. Adesso quella la prendiamo sempre lunga. Mazza, ma che palle. Lo so, purtroppo. Che devo fare? Dai, 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 dai. Gira, 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 gira. Bravo, ce l'hai fatta girare. Ma era l'ultimo giro. No, ancora c'è un giro. Mazza, non ce la faremo mai. Si supera anche Norris. DRS consentito. Ripeto, DRS consentito. Salve pubblico, grazie per gli applausi. Più veloce guadagna un secondo.
Perfetto. Stiamo andando benissimo allora. Un secondo non è tantissimo, tra poco c'è doppio, non facciamo conto. È meno di un giro, infatti a me mi serve, amico mio. Se sta fermando la macchina, non cammina più la macchina. Ma dimmi, Teo. Ma ve libera che non cammina più sta macchina, mamma mia. Ma che ignoranza, che ignoranza. Se mi si è fermata la macchina, tu dimmi te, dimmi te. Allora, io vorrei sapere, ok, perché io ho lasciato, come avete visto, le impostazioni di base a livello di strategia di squadra, quindi credevo che la benzina fosse calcolata in modo da almeno permetterci di completare il giro, è giusto? Cioè il giro, il gran premio. A quanto pare non era così. Quindi ragazzi, fatemi sapere magari dove si può cambiare. Guarda, stiamo guidando a 500, stiamo guidando. Mamma mia. Siamo forse anche stati fortunati, sfortunati a causa della safety car, che un gran premio buttato, un gran premio buttato. Dalla prossima gara dobbiamo fare molta attenzione alla benzina, magari aggiungere quei due giri in più, perché a quanto pare non sono capaci. Ma baffanculo, avete fatto rovinare una gara che stavamo al bacio, la stavamo conducendo. Mannaggia a voi, mannaggia, va. Vabbè. Ok, prendi la curva e portala a casa. 18esimi. Eravamo. Quanto eravamo? Decimi, undicesimi, non lo so. Splendida prova della Mercedes che oggi conquista un'altra vittoria storica. Luca, a parer tuo, che è Hamilton, cosa ti ha consentito di primeggiare oggi in pista? Oggi senza dubbio la safety car ha cambiato le carte in tavola. Il segreto del suo successo è stato mantenere la calma e reagire con prontezza. In passato abbiamo visto team buttare via la vittoria per un'esitazione di... Vergogna, vergogna. La determinazione che abbiamo visto oggi ha permesso loro di passare in vantaggio. La Mercedes torna a fare festa dopo uno straordinario weekend di gara. Il podio è... Beh, sempre... almeno c'è pure emozione. Vettel a rappresentare la Ferrari. Va bene, ok. Siamo ultimi, immagino, giusto? Vediamo. No, 18esimi, dai, quasi ultimi, però. Molto... Più di tutti mi ha colpito Daniel Ricciardo. Una prestazione... Tutto influenzato, ovviamente, da questo problema della benzina che abbiamo avuto. Se no, il risultato sarebbe stato molto diverso. Allora, vediamo un attimo qua. Scomposizione di rivalità, fine sul podio, niente. Ok, giro più veloce, zero. Il svantaggio nella rivalità contro Kimi Raikkonen, che sarebbe il nostro compagno di scuderia, sì. Vabbè, che devo fare? Pazienza. Punti risorse. Giro pulito 100%, ne abbiamo accumulati un po'. Siamo sempre novellini a livello di rispetto, sportività, preferiamo la sportività a livello della... spettacolarità. Va bene ragazzi, allora prima di buttarci nel prossimo gran premio, fatemi sapere la vostra, dove ho sbagliato, le strategie di squadra migliori da poter fare per ogni gran premio. Io vi ricordo che non ne capisco ancora niente, sto cercando di imparare, quindi mi servono proprio questi episodi per capire bene dove sbaglio. Lasciate anche un bel like, iscrivetevi al canale per non perdere nessuna di tutte queste bellissime serie, condividete il video e noi ci vediamo, cari signori, prossimamente con dei nuovi video. Ciao!